Siamo alle Terme di Caracalla, in una delle più suggestive zone archeologiche di Roma. Gli operai del comune stanno murando alcune grotte che per 7 anni servirono da abitazione ai cosiddetti cavernicoli. Coloro che vivevano in questi tuguri hanno ora una casa confortevole. Finora di caverne ne sono state chiuse molte, ma non crediate che non ce ne siano più. Ecco, per esempio, sempre a Caracalla, la grotta 045. Sì, proprio così, 045. Perché agli effetti anagrafici il numero civico degli alloggi abusivi è preceduto da uno zero. Ci vive il manovale Vincenzo Torriani insieme con la moglie e con 2 figli. Questa famiglia è oggi in attesa di una visita importante. La stessa visita che attendono con ansia le famiglie che abitano ancora nelle caverne o nei baraccamenti della periferia. Vedete quanti alloggi abusivi anche su questa tribuna dell'antico ippodromo dei Farioli? Una volta questa zona era un centro di alta mondanità, ma i tempi sono cambiati. Niente più corse di cavalli, solo giochi di bimbi negli spiazzi liberi. Le baracche del villaggio sfollati di Montemario sono sistemate in ordine sparso per fare posto a minuscoli orti. La gente si domanda spesso, come mai ancora tanti alloggi abusivi? Per spiegare il fenomeno, occorre risalire ai tempi in cui i muri d'Italia erano pieni di scritte come questa. Vincere, vincere, vincere. Quel che accadde poi è un ricordo tremendo. Le scritte furono ovunque sepolte dalle macerie. Crollarono le case degli uomini. Fu sconvolto il sistema del vivere civile. Ricordate? Non c'era acqua, né per bere, né per lavarsi. Folle di cittadini non avevano altra speranza e altra risorsa che il rancio pubblico. Nell'immediato dopoguerra tornarono a riaffacciarsi talune malattie sociali come la malaria. Si impose con caratteri di drammatica urgenza la necessità di dare lavoro a milioni di disoccupati, di reduci, di profughi, affinché la fame e la disperazione non si cambiassero in furore. Mille e mille problemi improrogabili e allarmanti dovettero essere affrontati e risolti. Quello edilizio, per esempio, sembrava addirittura insolubile. Oltre che ricostruire, occorreva fare fronte alle esigenze di una popolazione in continuo aumento e in continuo movimento. Ogni anno, infatti, almeno 100.000 persone lasciano le campagne dirette verso i grandi centri. Ogni anno altre 100.000 persone si sposano. Ecco, un giuramento di fedeltà, la fotografia ricordo, i fiori d'arancio e il desiderio di costruirsi un nido di solida muratura, insieme al desiderio insopprimibile di mettere al mondo altri bimbi. L'Italia è un paese prolifico. L'incremento delle nascite fa aumentare la popolazione di circa 500.000 di unità ogni 12 mesi. 500.000 bimbi non sono uno scherzo. Queste non sono macerie anonime, sono i resti della città di Cassino. Ecco, oltre le macerie, una nuova Cassino ricostruita dalle fondamenta. Quanti paesi rasi al suolo dalla guerra non sono stati riedificati dalle fondamenta come Cassino? La crisi edilizia, come è noto, si faceva sentire già prima degli eventi bellici. Mancavano allora 1 milione di divani. Durante la guerra si costruì solo 1/3 di quanto si costruisce normalmente. Le bombe e le cannonate, poi, ne misero fuori uso quasi 4 milioni.
Nel 1945, insomma, la crisi degli alloggi aveva raggiunto la sua punta massima. Difettavano 5 milioni di divani, ma la popolazione continuava ad aumentare col solito ritmo. L'urbanismo non accennava affatto a contrarsi. Nonostante le difficoltà del dopoguerra, era necessario affrontare subito e con decisione il problema edilizio, così come era stato affrontato quello della disoccupazione, delle malattie sociali, della ricostruzione. L'Italia democratica non si perse d'animo. Qualche mese dopo la cessazione delle ostilità assicurò un contributo cospicuo per i proprietari che intendevano riparare le loro case. I piani della ricostruzione edilizia vennero quindi dichiarati di pubblica utilità e furono integrati in seguito dal Fanfani Case e dall'INA Case. Oltre 400 miliardi di lire uscirono dalle casse dello Stato nel giro di 7 anni per dare alloggio ai senza tetto. Ma i risultati conseguiti dalla politica edilizia del governo si possono definire addirittura spettacolosi. Nei piccoli centri come nelle grandi città, 4 milioni e 300 mila vani furono costruiti o riparati a carico o col contributo statale. Nelle rapide inquadrature che si sono susseguite, c'è qualche esempio tipico della cosiddetta edilizia a sviluppo orizzontale, caratteristica dei centri rurali o periferici. Si tratta di zone scelte a caso, Valmontone, Jesi, Acilia, Senigallia, Colleferro, Terni, Rimini. Non sono che aspetti parziali di quello che è stato realizzato in questo dopoguerra. Anche nelle grandi città ormai sono stati colmati i vuoti che scavarono le bombe. A Bologna, come a Torino, a Genova, come in ogni altro capoluogo dove passò la guerra, l'edilizia verticale, quella dei grandi palazzi protesi verso il cielo, documenta l'ingente mole della ricostruzione realizzata. Ogni città ha avuto il suo piano regolatore del dopoguerra, dal nord al sud, da Milano a Messina, Catania, Reggio, Napoli, Salerno. Case, 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 come dicevano i De Filippo in una commedia famosa. Ma era rimasto in sospeso il discorso sulla grotta 045. La visita che i torriani aspettavano era quella degli operai comunali. Vedete, i torriani hanno poca roba con loro. Forse l'unica ricchezza della coppia sono i figli, nati tutte e due al numero 045 delle terme di Caracalla. Non sono più cavernicoli ormai, vanno verso una casa dignitosa. È stato cancellato un altro zero, altri ancora ne scompariranno a breve scadenza, lasceranno il posto a numeri civici normali, finiranno col passare nel campo dei ricordi.